cucina per un nuovo In Cucina con Livia, però speciale Christmas. Oggi siamo natalizi, vedete il mio outfit? No, però guardate le cazze, ciao. Oggi andremo a cucinare i candy canes. Woof woof, bau bau. Che buoni quei dolcetti, quelle caramelle tipiche natalizie a forma di manico d'ombrello, tipo, non lo so, ecco, proprio come sono le mie cazze. Niente, oggi vi devo vedere le mie cazze. Mi piacciono le mie cazze, carine, vero? Ho detto buonissimi, voglio provare a farli. Ovviamente li voglio fare rosa. Non ci ho mai provato in vita mia, non so come si fa, non lo so. E questa sarà la versione dei candy canes, però diciamo cheap, per chi non c'ha troppo sbatti tipo me. Ho un po' di ingredienti, ho deciso che non li metterò, cioè tipo da aggiungere pure l'aroma. Io ho detto vabbè, che mi frega, mi piace l'aroma dello zucchero. E una roba che si chiama tipo tartaro. Io ho detto ma che schifo, non lo voglio. Non l'ho comprato. Cos'era? Cremor tartaro. Ma che cos'è? Magari è la cosa più buona del mondo, però solo dal nome ho detto non lo compro. Io ho trovato una ricetta per fare 15/20 bastoncini, che mi sembra un po' un'esageration. Quindi ho diviso a metà tutte le dosi. Dov'è il mio foglietto, i miei appunti? Ci serviranno 250 grammi di zucchero, 60 ml d'acqua, 85 grammi di sciroppo di mais chiaro. Io non sapevo dell'esistenza di questo, se l'ho preso su Amazon. Sarà questa la base dei nostri candy cane? Non so. E poi coloranti. Io ho questi qua che sono piccoli e carini. Uno fucsia e uno viola. Voglio provare a fare magari appunto sì uno fucsia e uno viola. Poi vediamo. Dobbiamo fare, non so raga, non so. Dov'è il coach? Coach, dimmi come iniziare questi candy canes. Bau bau. Bla 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 bla. Andiamo a pesare gli ingredienti. Allora 2,50 di zuccherino. Top! 85 grammi di questo sciroppo. Oddio. Ma cosa serve? Me lo bevo? A cosa mi serve lo sciroppo di mais? Mi devo fare una granita alla pannocchia. 85 grammi. 73. Messo quasi 10 grammi in più. E infine 60 ml d'acqua. Ecco, 72. Ma si può? Questo a leggere qua che io non l'ho mai fatti. Cioè, versa nella pentola zucchero e acqua. Sugar and water. Accendo il fuoco, metto medio, dai. E mescolare, hanno detto. Hanno detto proprio di mescolare. Raga, già mi piace. Buono. Unisci il cremor tartaro che, guarda, per carità, vedete cos'è sto cremor tartaro? Magari me lo mangio sempre, non lo so. Guardate, che bello. Acqua e zucchero. Un calo di zuccheri, bevi questo. E lo sciroppo di mais. Che bello. Non lo metto tutto perché c'erano 10 g in più. E mischiamo. Fuoco medio ce l'abbiamo. Mescolare usando un leccapentole. Raga, ma questa ricetta è per i porci. Ho una spatola di legno. Ok, questa ce l'ho. Vabbè, raga, dovete mescolare così, aspettare e portare ai bollitori. Pulendo i bordi del leccapentole. Cioè, pulendo i pentoli del leccabordi. No, pulendo pulendo i bordi della pentola con il leccapentole, ok? Poi che nome è leccapentole? Cioè, vabbè, non dico niente. Bisogna agitare perché non bisogna far cristallizzare lo zucchero. Portarlo a ebollizione. Se possibile usa un termometro da cucina. Sì, vabbè, l'unico termometro che ho è quello retto. Oh, ma funziona tipo quello. Vediamo se funziona questo. 36,8. No, troppo poco. Ma io lo vedo un po' liquido. Deve essere così liquido, secondo voi? Boh, mi fido. Sto a fare le giuste dosi. Se non avete il termometro, dice da quando bolle 10 minuti. Aiuto. Forse devo abbassare un po'. Che succede qui? Perché si è gonfiato così? Forse, ragazzi, il cremor tartaro era la base di tutto. L'ho, niente, morto. Guardate, qua c'è sta tipo una jacuzzi. C'è uno schiuma party. Se io vi dico schiuma, voi rispondete party. Natale mi ricorda la neve, quindi ci siamo. Qua sotto sta appiccicume, sta ribollendo. Oh mio Dio, raga, è tipo super appiccicoso. Oh mio Dio. Ma non odora di niente. Beh, effettivamente non ci ho messo niente, è solo zucchero. Ma non odora neanche di zucchero. Non ho neanche un aroma. Cioè, io sono solo di Roma, non ce l'ho l'aroma. La Roma è mia, cioè. Spengo il fuoco, togliere il composto dal fuoco, lascia che le bollicine si abbassino.
ragazzino. E poi versa il composto bollente sul piano leggermente oleato, carta forno. Aiuto! Ho messo questa carta forno sul tavolo e c'è scritto di versare questo composto. Ma raga, ma è liquidissimo. Guarda, se mi rovino tutto il tavolo, vi giuro, sbrocco. Oddio, sta uscita là. No, sì, no, no. Lascia che il composto si sieda. Ma che vuol dire? Tutti quanti, perché di certo le mani nell'appiccicume io non ce le voglio mettere. Mi sembra seduto questo composto. Ma non ha le ginocchia, com'è possibile? Comunque bisogna oleare leggermente la spatola. Leggermente. Questo sarà il video dell'appiccicume, ve lo dico io. E dell'unto. Congiunto. Leva quello. Vabbè, c'è scritto di iniziare a spatolarlo così. Oh mio Dio, wow. Ma è ancora caldo. Vabbè, un po' si sta indurendo, però c'è scritto quando riuscire a prenderlo con le mani. Secondo me ancora non riesco a prenderlo con le mani. Guardate. Adesso proviamo a compattarlo. Che schifo. Quindi mi olio un po' i guanti. Cosa sto facendo in questo video, veramente? Mi olio i guanti. Prendiamo in mano la situazione. Oddio, oddio, no, ancora troppo liquido secondo me. Vabbè, ormai stiamo giocando di mano. Gioco di mano, gioco da villano. Perché sono diventato francese? Mi chiedo perché i mastri caramelai sono francese. I don't know. È tutta una appiccico. Ma come faccio a fare un panetto? Come? Mi sembra burro. Che dobbiamo fare qua? Cosa devo fare? Ma si spezza. Forse così? Così? Buono questo. Io non capisco più cosa sto toccando. Potrebbe essere un pasto per la pizza, come una mozzarella. Cioè, non lo so. Che lo vedo molto friabile. È divertente, devo dire, molto. Bene, adesso abbiamo questo coso, che sinceramente a me non mi sembra che ha la consistenza delle caramelle. Però dividiamolo in due. Così. E questo lo divido in altri due, così posso fare due colori. Prendiamo questi coloranti. Oddio, no, forse devo fare prima il rosa perché è più chiaro. Mischiamo. Wow, questo è il pezzo mio preferito. Che bello. Cremor tartaro. Che cosa me ne faccio? Guardate che bello. Adesso mischiamo il viola. Lo voglio un po' più carico, non voglio un pastello. Voglio un viola prepotente, capito? Che te colpisce al cuore. Mi sembra che sto facendo slime, raga. Non capisco più cosa sto facendo. Chi sono mai? Dicono di fare così, tipo. Ma fa tipo la gomma pane che si sgretta. Ne abbiamo questi tre pezzi che sembrano tre gomme masticate, sinceramente. Però vabbè, allora prendiamo un pezzetto di bianco e facciamo tipo un cosino così. Dai, non mi viene! Si è appiccicata tutta! Questa carta forno è fake! Un coso così. Ne prendo un pezzetto rosa, un salsiccio, li metto vicini, li arrotolo su se stessi. Come dei pazzi. Oddio, si sta allungando tutto. Oddio, aiuta. Secondo me ci sta, dai. Perché dovete dire di no? Poi lo tagliate alla fine, all'inizio. Gli fate la forma così. Lo spostate da una parte per farlo asciugare. Tipo qua. Pezzo così. Li metto un po' vicini così. Li allungo. Oh, vedete? Così molto meglio. Rigiro. La parte del rigiro mi rovina tutto. Guardate. Oh, non è facile. Vabbè, vicino al tuo amico. Che alla certa iniziano ad allungarsi in una maniera velocissima in poco tempo. E dico, ma come che è? Questo direi di tenerlo così. Io sto perdendo la pazienza. Cioè, io direi anche di improvvisare, tipo ne faccio uno così. Ok, guardate raga quanti ne ho fatti. Questi qua ne ho fatti anche doppio color, sono carinissimi. Questo mi è venuto perfetto, certo, sono, cioè, non sono proprio carinissimissimi, però dai, ci sta. Wow, ma che brava che sono. Adesso dobbiamo lasciarli asciugare a temperatura ambiente e poi torniamo a vedere i nostri candy cane. E voilà raga, guardate che belli i miei candy cane. Ovviamente ho messo in questo piatto solo i migliori, però che belli. Questo mi è venuto pazzesco. Pure questo, cioè, mio Dio, che
top. Sono bellissimi, raga, e voglio assaggiarli. Assaggiamo questo. Mi sembra carino. È molto morbido. Forse veramente troppo. Sembra di mangiare della glassa. La cosa non mi dispiace assolutamente, però non è la consistenza del candy cane. Ma sapete secondo me perché? Perché non l'ho fatto bollire 10 minuti, perché sono frettolosa. Secondo me è così morbido perché non ha bollito abbastanza. Secondo voi, mastri caramellai, ditemelo. Però sono molto buoni, cioè sanno di zucchero. E poi dai, raga, sono carinissimi. Sono felice di esserci riuscita più o meno. Molto buoni, sono felice del risultato. Magari utilizzando questa tecnica posso creare delle cose caramelle, però. Ditemi se avete idea su che caramelle potrei creare con questo impasto. E quindi niente, raga, sono dolcissimi. E se lo dico io, sono veramente dolci. Spero che questa ricetta natalizia vi sia servita, vi sia piaciuta. Se lo fate, taggatemi. Andatemi a seguire su Instagram, mi chiamo Lilli Meraviglia. Io spero che questo video vi sia piaciuto. E ciao. Mio Dio, che top. Oh cazzo, si è rotto. Ufa. C-I-A-O.